Bentrovati su questo canale della Pastorale Giovanile di Siena. Io sono Don Cosimo, parroco di Monteroni d'Arbia e ci mettiamo in ascolto del Vangelo di oggi, 18 settembre. Questo brano che è tratto dal Vangelo di Luca, il capitolo 8, dai versetti dal 4 al 15. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano, ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze, piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Possiamo riascoltare questa parola anche alla luce di quanto ci dice il Vangelo di Matteo e anche il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Matteo insiste sul fatto che questo seme che viene sparso rappresenta la gratuità e la libertà di Dio nel partecipare se stesso, i suoi doni a noi, e quindi questo seme è Gesù. Il seminatore è Dio che dona se stesso, rivela la sua dedizione a noi attraverso il suo figlio Gesù. Infatti Matteo sottolinea come le parabole sono rivelazioni di Dio. Certamente lo sono anche in Luca e in Marco, però San Matteo ci vuole dire come le parabole ci rivelano cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Cioè, su che cosa si basa il mondo? Sul fatto che Dio regna nella nostra vita, si fa strada nella nostra storia, nella misura in cui noi liberamente gli apriamo il cuore. Ecco che allora l'accoglienza del regno, l'accoglienza della buona volontà di Dio, della sua dedizione a noi, della sua misericordia, dipende anche dal nostro cuore, dai terreni. I terreni, lo sappiamo, rappresentano gli atteggiamenti del nostro cuore che possono essere di accoglienza, e come abbiamo ascoltato, oppure di rifiuto. E questo soprattutto Marco lo mette in evidenza. Ecco, Marco ci aiuta, come anche qui abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca, a fare un esame di coscienza. Tu che terreno sei? Forse questo seme che è la parola di Dio, che è la buona notizia, trova ostacoli nel tuo cuore. Ecco che allora noi possiamo essere aiutati da questo Vangelo a interrogarci. Sono un terreno che, come la strada, pone resistenza al punto che non c'è possibilità che io ascolti la parola di Dio e quindi
perda in realtà poi l'appuntamento con me stesso. Sappiamo come qui l'Evangelista Luca insiste sull'ascolto perché da esso dipende la nostra salvezza, dipende la nostra esperienza di fede. Ricordiamo San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10 quando dice la fede dipende dall'ascolto. E noi vediamo come Gesù mette questa parabola alla base di tutto il resto, perché se uno non ascolta, la buona notizia non attecchisce nel cuore e nella vita e non può produrre frutti. Oppure possiamo essere come appunto la strada, come il terreno che oltre ad essere come la strada può essere la pietra, il terreno di pietre, la pietra che non consente a questo seme di mettere radici, di avere profondità. E quindi alla prova, quando troviamo qualche contrarietà, quando ci è chiesto appunto di essere perseveranti nell'ascolto e anche nell'adesione a questa parola, veniamo meno, non siamo costanti. E poi c'è il seme che può cadere nel nostro cuore, nel nostro terreno, che è pieno di rovi, di preoccupazioni, c'è l'esperienza della distrazione, della dissipazione, di tanti piaceri che non ci consentono di portare a maturazione il seme come abbiamo ascoltato. E poi c'è il terreno buono. E l'Evangelista ha questa sottolineatura, dice accolgono la parola con un cuore integro e buono, cioè un cuore che è totalmente dedito all'ascolto, che quindi ha la capacità di fermarsi, di fare spazio, di entrare nel silenzio, di diventare appunto la dimora di questa parola perché questa parola possa veramente poi trovare frutto e un frutto viene sottolineato che viene dato con perseveranza. Ecco, possiamo esaminare il nostro cuore, domandarci io che terreno sono. Però qui c'è anche qualcosa in più che dice San Luca rispetto a Matteo e anche rispetto a Marco. San Luca insiste sul fatto che questa parola ha una forza che è in grado di affrontare ogni terreno. Infatti San Luca dice il seme che viene seminato è la parola di Dio. Ecco, tu puoi anche essere non solo quel discepolo che accoglie la parola, ma tu puoi dare frutto anche quando, accogliendo questa parola, non smetti mai di annunciarla, di proclamarla, di testimoniarla, in qualsiasi situazione tu ti vieni a trovare. Ricordiamo che l'Evangelista Luca è anche quel Vangelo che sostiene l'evangelizzatore. Chi è l'evangelizzatore? È quello che in ogni situazione, anche laddove la parola, il seme della parola, della buona notizia è rifiutato, è ostacolato, è osteggiato, non smette mai di credere nell'efficacia della parola. Questo fa l'apostolo, il testimone, l'evangelizzatore. Cioè dobbiamo credere che l'efficacia della parola non sta intanto in noi che annunziamo, ma nella parola stessa. Come ci ricorda San Paolo quando dice la mia predicazione non è modellata sull'uomo, non si fonda sulle aspettative dell'uomo. La predicazione è stoltezza perché porta la parola della croce. È la parola della croce che è la parola dell'amore di Dio, di questo seme che arriva fino a donare tutto se stesso, la sua vita è per il mondo stoltezza. Ma questa stoltezza è la potenza di Dio che è inarrestabile, qualsiasi terreno possa incontrare. Quindi siamo richiamati ad avere una fiducia nella parola che riceviamo e nella parola che proclamiamo, sapendo che da questa parola scaturisce la grazia di Dio per noi e per gli altri. Buon cammino e rimaniamo su questo Vangelo di Luca che ci aiuterà a scoprire poi come, dopo questo momento di dialogo che Gesù ha con i discepoli, insieme a questi discepoli Gesù si avvierà verso Gerusalemme. Arrivederci.
Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.